dobbiamo essere concreti, dobbiamo dire anche della necessità di strutture di partecipazione per i giovani nella Chiesa, un ascolto vero che sia non soltanto un atteggiamento, che questo è scontato, però davvero che ci siano nelle diocesi, nelle parrocchie, le strutture adatte all'ascolto. Una seconda cosa che mi sembra molto importante è prendere sul serio la formazione dei accompagnatori. Gli accompagnatori sono chiave. Perché non ci serve una chiesa che ascolta, però che non accompagna i giovani nelle loro scelte, nelle loro domande e in tutto quello che cercano di capire anche sulla vita della chiesa, su Gesù.